Ragazzi, buongiorno, bentornati alla rubrica dedicata agli allenamenti, quindi di muscoli e metodo. Oggi voglio proprio mostrarvi una scheda completa per andare ad allenarvi. La scheda è organizzata con una delle metodiche più classiche, più utilizzate da tutti gli appassionati di allenamento in palestra, e quindi andiamo a fare push, pull e legs. Come avete visto, vi ho scritto tutta la programmazione qua sulla mia ormai famosa lavagna, e io vi ho organizzato le tre sedute: giornata di push, giornata di pull, giornata di legs, e ho inserito gli esercizi che andremo a mettere in pratica. Non ho però segnato le serie e le ripetizioni. Non ho segnato le serie e le ripetizioni perché mi piacerebbe in questa puntata andare a metterle un po' con voi per farvi capire anche il perché di certe scelte. Allora, questa scheda, come potete notare, organizzata in push, prevede di inserire tutti gli esercizi di spinta. Io in questa seduta, per fare una seduta classica che duri poi all'incirca un'oretta, ho messo 6 esercizi di lavoro muscolare, un paio di esercizi sull'addome che potrete scegliere voi a piacimento, e poi dello stretch. In questo modo la seduta d'allenamento, a parer mio, potrebbe durare tra i 70 e gli 80 minuti. Quando andiamo ad introdurre gli esercizi di spinta, è molto importante andare ad introdurre degli esercizi fondamentali, detti anche multiarticolari. In particolar modo ci terrei che in questa scheda d'allenamento, nei primi 2 esercizi, voi andaste a fare un lavoro sulla forza. Quindi potremmo andare ad organizzare con una metodica classica, veramente quella che più si addice alle vostre caratteristiche. Quindi potrebbero andare bene quali metodologie? Potrebbe andare benissimo, a parer mio, un 3x3, o perché no, se avete anche un po' più di tempo, anche un 5x5 può andare benissimo. Quando facciamo questi lavori per la forza, andremo a sfruttare un recupero completo, o comunque abbastanza completo. Nel 3x3, visto che i carichi saranno più elevati, potremo stare con un recupero intorno ai 2 minuti e 30, ma anche 3 minuti. Nel 5x5 potremo ottenere dei recuperi di 2 minuti o 2 minuti e 30 secondi, che possono andare benissimo. Quindi primi 2 esercizi, vale così poi anche per lo stacco della giornata di pull, per le trazioni, e poi stessa cosa per il giorno delle gambe. Ma adesso completiamo la scheda insieme, e così vi faccio vedere come si svolge proprio tutto il protocollo di lavoro che vi ho preparato. Poi, primi 2 esercizi, vi ho detto che facciamo un lavoro principalmente organizzato sulla forza. A seguire, i 4 esercizi che seguiranno, potremo andare a fare un classico lavoro ipertrofico, o comunque complementare, per aiutarci a migliorarne i primi esercizi. Quindi potremo lavorare con dei classici 3x8, dei 3x10 con recupero di un minuto, che vanno benissimo. Io qua nella scheda di oggi metto un 3x10 con recupero un minuto. Quindi abbiamo le spinte su panca inclinata con i manubri 3x10, alzate laterali con i manubri 3x10, recupero un minuto, di pale parallele 3x10, recupero un minuto, French press con i manubri, anche qua un 3x10, recupero un minuto. Ormai siete bravissimi, gli esercizi li conoscete tutti, però vi posso assicurare che questa è una scheda veramente di quelle più utilizzate da chi si allena in palestra. Ha i suoi benefici e porterà tantissimi risultati, quindi potete utilizzarla anche più volte nell'arco dell'anno. Seconda seduta, come vi ho detto, lavoriamo con gli esercizi di tirata. Ho messo come primo esercizio lo stacco, perché lo stacco è un esercizio fondamentale dove non lavorano solo le gambe, ma grande importanza saranno anche i muscoli della schiena. Quindi molti tecnici, molti preparatori atletici utilizzano lo stacco anche per coinvolgere, diciamo, i muscoli della tirata del treno superiore. Quindi uno stacco 3x3 o un 5x5, trazioni alla sbarra, un 3x3 o un 5x5, se siete agli inizi e non volete fare trazioni alla sbarra potrebbero andare benissimo anche la lat machine. Poi abbiamo un pullover
e anche in questo caso incomincia la serie di esercizi complementari, quindi facciamo un 3x10 con recupero di un minuto. Abbiamo il rematore, potete farlo o con i manubri o col bilanciere come preferite, 3x10, un carico col bilanciere sagomato 3x10, recupero un minuto, un carico con manubri e anche in questo caso 3x10, recupero di un minuto. Così vedete proprio come si vado ad organizzare le varie schede d'allenamento, e tutto questo non può che aiutarvi anche voi ad imparare a scrivere i protocolli d'allenamento. Terzo giorno, in questa tipologia di organizzazione di allenamento in split, andiamo a mettere le gambe e andiamo a fare i primi due esercizi, esercizi importanti, fondamentali, quindi andiamo a fare squat e stacchi rumeni, 3x3 o 5x5 va benissimo, e poi come sempre una serie di esercizi complementari che ci aiuteranno a migliorare negli esercizi fondamentali. Quindi affondi, 3x10, recupero un minuto, hip thrust, 3x10, recupero un minuto, leg curl, 3x10, recupero un minuto, polpacci alla pressa o su un rialzo va benissimo, in questo caso potremmo fare anche un 3x20 che va bene perché i polpacci rispondono molto bene a delle serie ad alte ripetizioni. Quindi abbiamo fatto tutto il nostro allenamento, a questo punto potreste andare a concludere ogni seduta che vi ho organizzato con un lavoro per andare a colpire l'addome, potete scegliere qua un esercizio o due esercizi per andare a completare un po' la vostra seduta d'allenamento e terminate sempre con del lavoro di stretching. Vi assicuro che questa seduta d'allenamento porterà tantissimi benefici, la potete tenere per 4-6 settimane, nell'arco poi delle settimane potete poi andare a cambiare protocollo di lavoro, potreste andare a mettere in pratica una delle tante schede che io vi propongo qua sul mio canale YouTube. Sono sicuro che se di mese in mese alternerete i protocolli di lavoro, andrete ad alternare un po' le qualità muscolari che andate ad allenare, il vostro fisico centrerà gli obiettivi che vi siete prefissati. Ovviamente c'è sempre da considerare anche l'altro elemento molto importante che è l'alimentazione, ma buon allenamento, buona alimentazione vi permetteranno di centrare i vostri obiettivi. Come sempre vi ringrazio di essere stati qua sul mio canale, se il video vi è piaciuto spolliciate come dico sempre e continuate a seguirmi, e se potete condividete i miei video. Ci si vede alla prossima puntata di Muscoli e Metodi. Ciao ciao! E se volete allenarvi con me, vi lascio qua sotto in descrizione al video il link del mio sito dove troverete tantissimi articoli e anche schede. E poi troverete le mie guide che vi permetteranno di allenarvi un anno intero con me, mese dopo mese, andando a cambiare il vostro programma d'allenamento. Ci sono guide un po' per tutti, quindi sia per chi ama il bodybuilding, sia per chi ama il calisthenics, sia per gli uomini, sia per le donne. Quindi non ti resta che cliccare, andare sul mio sito e iniziare ad allenarti con me. E mi raccomando, allenati seriamente, mangia bene, e fai sì che allenamento e buona alimentazione siano il tuo stile di vita e i risultati arriveranno. Ciao ciao!